Bologna, 13, 14 e 15 ottobre, Audi Show. Quest'anno l'Audi ha dovuto, gioco forza per forza maggiore, dover spostare le date che erano storiche, penso al mese di marzo indicativamente, fine febbraio, primi di marzo, quindi sicuramente un qualche cambiamento ci sarà, ma andremo a sentire dai diretti interessati, e il primo diretto interessato sarà Dante Porta, amministratore delegato di questa manifestazione, e quindi Dante ci potrà raccontare già in questo primo momento, anche se la fiera è nel suo momento centrale, quelle che possono essere le aspettative per domani, che ovviamente domenica e la fiera sarà nuovamente aperta, e per quello che sarà il suo futuro. E in ogni caso adesso noi cominceremo a fare un giro per la fiera, e ribadisco, il primo che andremo a incontrare sarà appunto Dante Porta. E nell'ambito dell'Audi Show siamo con Dante Porta, l'organizzatore, il padrone di casa, insomma. Dante, una tua prima impressione su quella appunto che è stata la giornata di ieri, che era la giornata di venerdì, giornata d'apertura. Oggi sabato mi pare di vedere un discreto afflusso di gente, anzi, e domani c'è ancora domenica, quindi penso la giornata più importante. Ma tu che hai sicuramente la temperatura di questa situazione della fiera, perché sono tanti anni che la fai, la tua impressione? Allora, direi che è molto positiva, c'era qualche perplessità rispetto alla data, che è stata una data obbligata da una serie di elementi, ma il pubblico ha premiato comunque, il pubblico degli appassionati, con la sua presenza anche queste date. L'affluenza di ieri è quella del venerdì, quindi un'affluenza molto soft, ma è prevalentemente di operatori del settore che sfruttano il venerdì senza tanto pubblico per riuscire a fare business, a parlare direttamente. Oggi il pubblico degli appassionati ha risposto in modo importante e significativo, abbiamo visto corridoi pieni in modo direi deciso, e consideriamo che sono spazi molto ampi, quindi è entrata veramente gente. Normalmente il sabato è la giornata principe da un punto di vista degli ingressi, perché fa oltre il 50% degli interi ingressi di manifestazione, ma anche domani sarà sicuramente una giornata importante. Ci sono anche importanti appuntamenti e avvenimenti che domani accadranno sui diversi palchi e aree, non ne cito uno per non far torto a tutti gli altri, ma sono veramente tanti, anzi i più importanti appuntamenti di richiamo sono proprio domattina. Poi stasera naturalmente dopo le 18:30 c'è questa cosa di Audi Off, grande festa in tutti gli stand per salutarsi tutti insieme. Sai, il fatto che hai detto appunto che hai dovuto spostare la data di quella che era storicamente la fiera, chiaramente un qualche disagio tra virgolette, un qualche cambiamento ovviamente a quelli che sono gli abitudinari, le persone che frequentano l'Audi, sicuramente l'ha portato, però se come mi dici che già oggi venerdì riesci a vedere, e ribadisco, tu hai la temperatura di questa situazione, un buon afflusso di persone, direi che è importante. Poi ti ripeto, poi ti rimane ancora la giornata di domenica, che avrai ancora più curiosi fondamentalmente. Esatto, sarà esattamente così, e credo che sostanzialmente alla fine i numeri più o meno sono quelli dello scorso anno, insomma stiamo andando in quella direzione. Dante, e il prossimo anno? Il prossimo anno abbiamo fatto questa scelta, anche qui un po' obbligata per disponibilità del quartiere fieristico, per distanza di tempi, eccetera, e rilanceremo l'appuntamento il 6, 7 e 8 dicembre del 2024, e sarà la cosa importante perché è il 30° anniversario di Audi Show. 30 anni comincia ad essere una bella età, non è solo maggiorenne, è quasi il doppio, quindi... Sì, stiamo già immaginando e pensando anche qualche cosa di particolare per caratterizzare il 30° anniversario. Naturalmente sono convinto che anche la FIPSAS farà il suo per quanto riguarda appunto qualche richiamo a questo 30°. Noi al tuo appuntamento diciamo che non siamo mai mancati, perlomeno da quello che ricordo io, sono tanti anni che veniamo all'Audi Show, e ti posso dire, visto che faccio parte del Consiglio federale, che quando approviamo le fiere ne approviamo tre: l'Audi, il Pescara Show e il Carpitali, nessun'altra, quindi saremo sicuramente con te anche il prossimo anno. Io vi ringrazio, sai che per noi è non solo un piacere ma è un privilegio avervi qua, e niente, magari assieme studieremo qualcosa anche legato al 30°. Grazie Dante. Ebbene, è cominciato il nostro giro all'interno di Audi Show, e siamo con Christian Basso,
responsabile, anzi l'incarico, dimmelo tu e poi raccontami soprattutto il tuo pensiero su quello che è la vostra partecipazione, che avete vari marchi, ho visto, presenti qui in fiera, e appunto i prodotti di punta dei marchi che tu hai rappresentato. Grazie Cristian. Assolutamente. Allora, io mi presento, sono Cristian Basso, sono direttore commerciale Mars Italia, e per me Audi più che altro interazioni tra tutto quello che è il mondo dell'acqua. Quindi si parte dalla didattica SSI, che certifica le persone che vanno sott'acqua, si passa alla parte prodotto con il marchio Mares, e quest'anno abbiamo creato anche un'area dedicata al marchio Zox, che è un marchio che abbiamo acquisito nel 2020 come gruppo Ed, che questo riguarda nuoto e triathlon. Quindi tanta interazione, tante persone che vengono a visitarci, che vogliono vedere le novità, che vogliono parlare con i nostri istruttori, che vogliono interagire con un marchio nuovo come Zox. Questo è un po' il nostro Audi come impostazione quest'anno. Riguardo ai prodotti, alle mie spalle vedete la linea erogatore di Mares, Atlas, Dual, SXS. Poi abbiamo tante altre novità, sempre per quanto riguarda l'ARA. Abbiamo una nuova maschera Chroma Up, abbiamo un nuovo GAV, il Pure Blue, che è un GAV che sta facendo un successo importante in Italia. Per la parte Zox abbiamo i prodotti più iconici, perché è un marchio che in Italia stiamo lanciando in questi mesi. E è vero che l'abbiamo acquisito nel 2020, ma in questi due anni, tra pandemia e piscine chiuse, diciamo è stato un attimino limitato il debutto. È un marchio che è il numero uno in Australia, il numero due in Inghilterra, ha 30 anni di storia, ma qua in Italia bisogna farlo arrivare, ci stiamo adoperando per farlo conoscere a tutti quelli che sono addetti del mondo dell'acqua. Io non limito tutto il concetto del nostro gruppo alla subacquea, mi allargo proprio al mondo dell'acqua, questo lo sottolineo. Cristian, se ci fossimo messi d'accordo non saresti stato così bravo. Ti ringrazio. Grazie a voi, gentilissimi, a presto. Continuiamo il nostro giro all'interno di Audi Show e siamo con Giacomo Guerrieri. Vorrei sapere da te, perché è quello che vorremmo poi far passare a quelli che sono i nostri ascoltatori, cos'è Audi per voi? Perché ovviamente penso che a livello di fiere, a livello nazionale, insomma, sia un appuntamento importante. E soprattutto quali sono i vostri prodotti di punta, ma vorrei che lo raccontassi tu. Audi per tutti noi subacquei è sicuramente una festa, è un appuntamento immancabile, e questo lo è sicuramente anche per Dive System, l'azienda per cui lavoro, perché è la fiera, è l'appuntamento più importante dell'anno. Ovviamente la tua azienda si presenterà a questa fiera, visto che appunto è un appuntamento importante, con dei prodotti di punta. Ci vuoi raccontare qualcosa di quello che è l'avanguardia della vostra azienda per questa fiera di quest'anno? Il nostro core business è sicuramente la produzione di GAV, mute, più che altro stagne ma anche semistagne, e computer. In tutti questa categoria di prodotti abbiamo delle importanti novità che veramente su cui puntiamo molto. Abbiamo uno stand veramente importante per quanto riguarda il settore militare, con tantissime novità che io spero che la gente apprezzi e che venga a scoprire con noi. Una peculiarità su cui andresti a puntare? Beh, sicuramente è difficile dirlo, però io direi che il nostro punto forte è il prodotto che preferisco io, sono i computer e le mute stand. Abbiamo dei prodotti veramente incredibili che io per primo amo e utilizzo ogni giorno, e quindi direi questi due, senza niente togliere ai GAV naturalmente. È giusto che uno faccia il tifo per quello che gli piace di più, ci mancherebbe. Giacomo, non ti rubo il tuo tempo perché tu stai lavorando, grazie per la tua disponibilità e al limite al prossimo anno, grazie. Grazie mille a voi. Continuiamo il nostro giro all'interno di Audi con Licia Bocchiola. Licia, mi presenti la tua azienda e soprattutto mi dici quella che è la vostra opinione nei confronti di Audi, che penso che sia un appuntamento importante, e quelli che sono i vostri prodotti di punta. Qui so che hai studiato, si vede, quindi vai. Allora, innanzitutto grazie mille. Audi è un appuntamento sempre importante, siamo stati presenti quest'anno, eravamo presenti l'anno scorso e siamo presenti da ogni edizione di Audi. Quindi è un appuntamento davvero importante, sia per rivedere vecchi amici, sia per ovviamente trovarne di nuovi. Che bella cosa che hai detto. Ogni anno presentiamo ovviamente, oltre ai nostri best seller, anche le novità.
quest'anno abbiamo novità ovviamente in tutti e tre i principali range di equipaggiamento dell'azienda SEAC Sub. Abbiamo novità per quanto riguarda l'equipaggiamento per la subacquea, abbiamo novità per quanto riguarda la pesca subacquea e anche novità per quanto riguarda l'apnea. Per quanto riguarda innanzitutto la subacquea con bombole intendo, abbiamo una nuova linea di erogatori completi con Octopus e quant'altro, anche sia in versione DIN che in versione INT, e anche con l'opzione ICE per le immersioni in acque più fredde, sotto i ghiacci, diciamo quelle un po' più tecniche. Inoltre abbiamo delle nuove mute semistagne e anche delle mute diciamo un po' più leggere, magari anche senza cappuccio, con neoprene da 5-3 mm con apertura frontale, che è sempre più richiesta diciamo per questioni di comodità di vestiario. Poi per quanto riguarda invece la pesca subacquea, quest'anno presentiamo due nuovi fucili, il fucile Preda e il fucile Hit, che completano la gamma appunto dei nostri fucili subacquei, sono fucili subacquei e a elastico. Mentre poi appunto sempre per quanto riguarda anche la pesca subacquea, ma più che altro l'apnea, presentiamo anche una nuova pinna che è la W22, che è una pinna con scarpetta chiusa, una scarpetta diciamo che ha una presa, una vestibilità davvero davvero confortevole, e la pala è creata con la nostra tecnologia FRC, che unisce ovviamente lo studio della sottigliezza e dei vari spessori della pala a un polimero speciale che permette di avere una pinna negativa e molto leggera, molto facile da usare. Alice, io ti ringrazio. E stavo pensando una cosa, ma hai detto che non avevi studiato. Se avevi studiato, cosa mi raccontavi? Grazie. Grazie a te. E siamo con Eugenio Mongelli, presente all'Eudi Show del 2023. Eugenio, da te voglio sapere un paio di cose. Intanto, appunto, la partecipazione all'Eudi, cos'è per te Eudi Show e ovviamente quelli che sono i tuoi prodotti di punta della tua azienda. Grazie. Grazie innanzitutto, ringraziamo la federazione. Sono un vecchio istruttore federale da più di 30 anni. E cosa facciamo? Noi facciamo analizzatori di gas per uso respiratorio, quindi sia per quanto riguarda le miscele respiratorie, sia per quanto riguarda camere iperbariche, sommergibili e tutto quello che va in acqua. E in più noi siamo presenti in Eudi dal 1995, quindi abbiamo fatto tutte le edizioni dell'Eudi, e per noi l'Eudi è la fiera di riferimento, perché è la fiera italiana in cui vengono clienti da tutto il mondo, abbiamo contatti e soprattutto poi la fiera dove sono gli amici, dove si incontrano e si trovano e si vedono. Analizzatori di gas ce ne sono tanti, noi siamo nati nel 1995 appunto, abbiamo cominciato con la produzione di analizzatori di ossigeno per poi spostarci su analizzatori di elio, analizzatori di monossido di carbonio, analizzatori di CO2, analizzatori di qualità dell'aria. Tendenzialmente adesso abbiamo due grandi famiglie di prodotti, che sono i prodotti monogas e poi i prodotti multigas, quindi integrati, con possibilità anche di stampare l'analisi su etichette da poter poi inserire per esempio sulle bombole o sui certificati di calibrazione. Collaboriamo con aziende in tutto il mondo, abbiamo i nostri clienti che sono praticamente tutti gli enti militari in Europa, siamo fornitori NATO, lavoriamo con i vigili del fuoco di tutto il mondo, lavoriamo con la Marina americana oramai da 13 anni, e siamo un'azienda per fortuna in crescita e in ultimo, con molto orgoglio, siamo un'azienda al 100% italiana. E siamo con Gabriele Carré. Perché? Perché è appena finita la conferenza stampa di presentazione della
nuova partnership, che non è nuova, perché la partnership tra Federazione e Suzuki è già un bel po' che è in piedi. Diciamo che con questa conferenza stampa siamo andati a raccontare quello che si è rafforzato, ma non lo voglio raccontare io, Gabriele, lo lascio raccontare a te. Ribadisco, sono già un paio d'anni che Fipsas e Suzuki stanno collaborando e direi positivamente. Quest'anno Suzuki è entrata anche nel mondo della subacquea. Ci vuoi raccontare qualcosa di più? Guarda, hai detto praticamente tutto tu, però è vero, e sono tre anni che Suzuki e Fipsas sono partner in questa attività che è nata inizialmente con la pesca sportiva e con le attività di antibracconaggio, se ti ricordi. Pesca sportiva sostenibile, con la creazione anche di Suzuki Fishing Team, che vanno a promuovere quello che è una pesca che salvaguardia comunque l'ambiente, salvaguardia i pesci, perché comunque si parla di catch and release. Da quest'anno l'obiettivo e la nostra volontà è stata quella di ampliare la gamma di attività che si potevano fare insieme tra Fipsas e Suzuki, ed è quindi per noi un onore poter avvicinarsi a mondi come quello della subacquea e come quello del nuoto pinnato. Questo perché sono dei passaggi intermedi che prevedono anche un sempre maggior sviluppo di queste attività di collaborazione tra Suzuki e Fipsas, perché Suzuki crede molto sia nel rapporto con le federazioni sia nello sport. Lo sport è nel DNA di Suzuki e lo sport è quello che guida le passioni, e quando c'è una condivisione di valori come quello della passione, come quello di essere rispettosi degli avversari, rispettosi delle regole, rispettosi anche in questo caso dell'ambiente, Suzuki ci è dentro, perché sono i valori che condivide e che penso siano quelli anche della Fipsas, e quindi è per questo che nasce questo tipo di collaborazione, altrimenti non sarebbe fattibile, sarebbe una semplice sponsorizzazione, ma non è questo, è una partnership ed è una collaborazione. Infatti, Gabriele, non posso che confermare quello che hai detto, perché siamo partiti parlando di protezione dell'ambiente e di bracconaggio, poi pian pianino, parlando di quelle che sono le nostre attività e le vostre volontà, abbiamo trovato altri punti che potevano andare tranquillamente d'accordo, e tra questi quelli che hai appena raccontato tu, niente di più e niente di meno. Esatto, fermo restando che i punti che hai menzionato, quindi l'antibracconaggio e il rispetto dell'ambiente, rimangono fondamentali e di grande importanza. Non ultimo, abbiamo fatto insieme l'attività di pulifondale e pulispiagge in giugno, nella giornata mondiale dell'ambiente, e siamo andati in 21 località, voi e noi insieme, a raccogliere i rifiuti, 175 quintali di rifiuti, se non ricordo male, in quell'occasione, in 21 località balneari delle coste italiane. Quindi quell'aspetto lì rimane per noi assolutamente fondamentale. E poi c'è tutta la parte sportiva di cui appunto abbiamo parlato fino adesso. Gabriele, non posso che ringraziarti, e ovviamente speriamo il prossimo anno di trovare un'altra cosa ancora da poterci legare per altri motivi. Lo speriamo anche noi, è un piacere per noi essere qui e grazie a voi. Grazie. E a chiudere il giro di interviste nell'ambito del Eudi Show 2023 sono con il presidente della Federazione Italiana Pesca Sportiva e Attività Subacquee, Ugo Claudio Matteoli. Claudio, ce lo siamo detti mille volte, va via così. Claudio, è appena finita la conferenza stampa di presentazione dell'allargamento di quello che è l'accordo che c'è tra la federazione e Suzuki. Vuoi dirci, io ho sentito ovviamente già il parere di Gabriele Carré di Suzuki, volevo sentire la tua opinione. Sì, no, questa è una cosa che mi fa molto molto piacere, perché l'accordo con Suzuki ormai ha già 3-4 anni, e noi avevamo fatto un accordo che riguardava esclusivamente il mondo della pesca, quindi era un accordo che aveva una finalità, diciamo, ben precisa. Mi fa molto piacere che Suzuki ci abbia chiesto di incrementare e di fare a tutto tondo con le attività federali, quindi anche con la subacquea, il nuoto pinnato e tutto quello che la federazione fa, e addirittura il sociale, perché Suzuki ci ha dato una bella mano ora per esempio per i giochi del mare, quindi non solo agonismo ma anche altre attività. Mi fa piacere, dicevo, principalmente per il fatto che evidentemente la collaborazione con la federazione nei 2-3 anni che sono passati da quando abbiamo cominciato è stata di loro gradimento, tanto da essere loro, non siamo stati noi a domandargli, oh, si fa anche per cos'altro, sono loro che ci hanno chiesto, oh, allarghiamo perché siamo più interessati, e questo fa sì che ci sia una partnership che prima era relegata, diciamo, ai motori, ma che oggi può essere incrementata. Oggi ci sarà la consegna di un'automobile marcata Fipsas Suzuki, incomodato d'uso, e tutta una serie di collaborazioni
che riguardano praticamente tutte le attività della federazione. Mi sembra importante con questa cosa in questo momento. Suzuki è il main sponsor della federazione, il principale sponsor della federazione. Vediamo se col tempo riusciremo a ingrandire ancora di più la nostra collaborazione. La chiacchierata che ho chiuso con Gabriele, gli ho detto che mi auguro che tu il prossimo anno trovi qualcos'altro di quelle cose che facciamo da poter sponsorizzare, da poter fare insieme più che sponsorizzare. Esattamente, cioè, è un percorso, siamo partiti da una, non voglio dire una stradina, ma insomma da una piccola strada, ora siamo diventati una superstrada, potremmo diventare un'autostrada. Grazie Claudio. Prego. Bene, e siamo a chiudere quello che è il nostro giro in questo Audi Show 2023. Spero, con gli incontri che abbiamo fatto, le chiacchierate che abbiamo fatto, i prodotti che abbiamo conosciuto, di aver soddisfatto un po' quelle che sono le curiosità di chi in questo 2023 non è potuto venire all'Audi e che al limite possa fissare nella sua agenda per il prossimo anno, visto anche gli appuntamenti che ci ha dato Dante Porta, la possibilità il prossimo anno di essere qui con noi a vedere le novità del mercato della subacquea. A questo punto non mi rimane che salutare gli amici di Italia Fishing TV e ovviamente dare appuntamento ai prossimi incontri.